avessi saputo che finiva così. Così come? Speravi di non perdere la memoria e di non perdere la tua mitica virilità? Prosegue il cartellone della stagione del Teatro Petrarca, nato dalla collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo Ollus, Fondazione Guido d'Arezzo e Comune di Arezzo. Che ha detto? Il Rilke, sono dei versi di Rilke. Di chi? Lascia stare, cretino! Non cominciare a freddere! A calcare la scena Alessio Bogni e Iaia Forte assieme in un potentissimo testo, Iliade, il gioco degli dèi. I conti con il tuo io, con il tuo sé, non li fai quasi mai. Questo mette in scena quel genio di Omero e volevamo farci conti. Sono dei smandrappati assurdi dei che si riuniscono nel 2023 perché non sono più in auge, non sono più su un piedistallo di cristallo e vogliono tornare a essere potenti. Quanto darei per viverla ancora? Quei fatti non furono mai, ma sono sempre. Su, riportala qua un'altra volta. È molto ironica, prendiamo in giro molto questa insolenza del potere, eccetera, che è la caratteristica di oggi, cambiano solo le modalità. Loro uscivano da una peste, entravano nella guerra delle guerre, sono già in guerra ovviamente, tra Achei e Troiani, e a tirare le file di questi eroi, Achille, Ettore, Patroclo, Andromaca, Elena, erano gli dèi, si divertivano chi contro gli Achei, chi contro i Troiani, una specie di gioco, il gioco degli dèi. Bene. Che cosa è cambiato? Siamo usciti dal lockdown, siamo entrati in più guerre purtroppo e a tirare ste file sono gli oligarchi e l'insolenza dei potenti. Non è cambiato niente, solo la modalità. Adesso schiacciano un pulsante e parte un missile, allora almeno avevano il coraggio di affrontarsi con scudo, lancia, gladio e a petto nudo. Se vuoi una scenata davanti ai tuoi figli, dimmelo che ti accontento subito. Io che faccio la moglie di Zeus non sono per niente indebolita, anzi non sapete come lo tratto. Ieri sera una signora qua nel pubblico ad Arezzo, simpaticissima, era carina, mi ha fatto i complimenti, ho detto ma sono un po' cattiva con mio marito, le ha detto non si è mai troppo cattivi con i mariti. Ho adorato.